L'indiscrezione era stata lanciata nei giorni scorsi da Santo Pilota nel corso della rubrica televisiva Un Santo in Paradiso nella trasmissione condotta da Adriana Volpe, ogni mattina su TV8, Arisa si sposa con Andrea Di Carlo. Non solo si è limitato a dare l'annuncio, ma ha anche annunciato la data dell'evento. Prima la cantante si dedicherà a concludere gli impegni professionali che la aspettano nei prossimi mesi, Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo che la vedrà tra i protagonisti in gara. Poi farà passare l'estate, quindi ecco l'altare. La data da cerchiare è il 2 settembre. L'esperto di gossip ha poi svelato dei dettagli inediti relativi alla coppia, raccontando che Di Carlo avrebbe già regalato non uno ma ben due anelli di fidanzamento all'artista. Punto lo scoop di Pilota è stato confermato anche dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Tuttavia, in una intervista concessa alla rivista Di Più Arisa non si è sbilanciata sulle probabili nozze dicendo, non confermo e non smentisco. Parliamo di altro con tutto quello che posso raccontare. Dopo la fine della storica storia d'amore con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e quella con Lorenzo Zambelli dopo circa 9 anni, Arisa ha ritrovato la sua felicità accanto a Di Carlo. Punto Arisa ha confermato che i due si frequentano da fine settembre ed è stato un colpo di fulmine, il tempo per essere felici è così poco che non lo voglio più sprecare. Si può essere felici, non bisogna vergognarsi di esserlo e di dirlo. Nel frattempo la cantante si prepara al Festival di Sanremo 2021. Arisa salirà sul palco dell'Ariston portando in gara il brano Potevi fare di più. Il singolo è stato scritto da Gigi D'Alessio. Arisa ha già partecipato a Sanremo in più occasioni, nel 2009 ha vinto nella categoria delle nuove proposte con Sincerità e tra i big nel 2014 con Controvento. Nel 2012, invece, si è classificata al secondo posto con La Notte ed è stata giudicata dai critici come una delle più belle canzoni negli ultimi anni. Andrea Di Carlo ha lavorato nella parte autoriale di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai 1, ed è il titolare di Adici Management, agenzia che si occupa di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra cui spicca il modello e sex symbol Kanye West.